Benvenuti signore e signori, questo è un gameplay, diciamo. Vabbè, vi faccio vedere. Praticamente, l'inizio di questa settimana rappresenta il 20° anniversario di Super Metroid, visto che è praticamente, diciamo, il migliore della trilogia, della serie di Metroid. Ho deciso di fare un gameplay extraordinaire per festeggiare questo anniversario. Ok, cominciamo allora, senza esitare oltre. The last Metroid is in captivity. The galaxy is at peace. Avevo precedentemente combattuto i Metroid sul pianeta Zebes. Era lì che ho sventrato i piani dei pirati spaziali e del loro leader, Mindbrain. Si comincia. Vediamo i corpi morti, che bello. E ci siamo. Thank you.
Gaia. Scappiamo. Via, 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 via. Per fortuna che il vapore non ci fa alcun danno, altrimenti saremmo già belli che morti prima di arrivare all'ascensore. Addio stazione Ceres. Ceres! Pianeta Zemes. Mi piace come hanno rifatto la vecchia base di cervello madre in 16 bit. Ok. Qui c'era cervello madre, come abbiamo visto anche nei video dell'intro. Certo, prima di giocare a Super Metroid, in Metroid Zero Mission, questo ascensore non portava là, ma vabbè, mi è piaciuto come hanno collegato le due cose. Morphball! Morphinball, scusate. Questa è la vecchia Brinstar. Vi avviso subito per i rompicoglioni, questo non sarà un walkthrough, non mi vedrete cercare tutti quanti i missili, tutti quanti i serbatoi di energia, questo sarà semplicemente una partita di Super Metroid. Quindi se volevate dei walkthrough, rimarrete delusi. C'è un po' di lag, vabbè. Quello lo andremo a prendere più tardi. Rundas, questi pirati sono più deboli di quanto sembrassero.
E dai, e dai. Ancora non riesco a usare bene il wall jump. Vabbè, pazienza. Che coi tasti del computer non è facile. Anche se non ho mai capito come utilizzare le bombe contro questo boss. Mini boss. Vabbè, pazienza. Bene, grazie per i lavori accanto a casa. Ne avevo proprio bisogno, guarda. Soprattutto oggi che è domenica. Energia. Si è fermato il colpo. Qui ci andremo alla fine, ora dobbiamo andare di qua. Una volta la sapevo fare con il sassofono questo. Vabbè, pazienza. Non mi ricordo mai, allora. Mi sembra che era di qua più che altro. Perché in teoria si può andare. No, assolutamente no. A meno che. No, aspetta. Appunto. Però non mi ricordo quel pezzo. Vabbè, fa niente. E allora era di qua. Sì.
Charles B. Malfunction. No, scherzo. Non mi ricordo se qua dietro c'era qualcosa.
Super Missile. Spazer, che penso sia la specie raggio ampio in Metroid Fusion, perché poi non si è più visto in nessun altro Metroid, quindi penso di sì. Un abbonamento?